i lavoratori di Italia Online davanti alla prefettura per dire no alla chiusura degli stabilimenti. Io non sono un numero, è il loro motto, e sono in attesa di incontrare il ministro del lavoro Luigi Di Maio. Noi oggi non siamo qui per protestare contro il governo, sia ben chiaro, noi siamo qui per protestare contro gli speculatori come il proprietario Saviris, che è il proprietario della nostra azienda dal 2016, e noi protestiamo contro gli speculatori come lui, che vengono in Italia, prendono i soldi pubblici, fanno macelleria sociale licenziando centinaia e centinaia di persone e poi se ne vanno con le tasche piene di soldi. Non è più possibile andare avanti con questa politica sul lavoro, e quello che speriamo è che da oggi il nuovo governo faccia qualcosa. Noi siamo con loro. Allora, nella lettera che è stata firmata dai lavoratori e dalle lavoratrici di Italia Online c'è una richiesta molto forte al ministro Di Maio di essere presente nell'ultimo incontro del 2 luglio, quindi di lunedì, per la fine della procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori di Italia Online. Ci sono stati tavoli in tutti questi 75 giorni, prima nella fase cosiddetta sindacale, quindi solo tra sindacato e azienda, poi ci siamo incontrati presso il Ministero del Lavoro, l'ultimo incontro è stato il 28 di giugno e in questo incontro l'azienda ha ripresentato per l'ennesima volta la stessa proposta che sta presentando tutte le volte che abbiamo gli incontri, quindi fondamentalmente loro confermano la cassa integrazione per cessazione di attività per 400 persone, che significa alla fine dei 18 mesi licenziamento, reintegrerebbero una settantina di lavoratori sulla sede di Torino per questa Digital Factory, che però è una roba che non riusciamo ancora bene a capire che futuro potrà avere, e manterrebbe 90 persone della sede di Torino invece che trasferirle ad Assago, quindi circa la metà, 90 su 182. Ci ha ricevuto il ministro Di Maio, dobbiamo dire con grande soddisfazione, ci ha confermato la sua presenza lunedì al tavolo del Ministero. Esce immediatamente con una nota in cui appunto comunica pubblicamente la sua presenza. Naturalmente era informatissimo dell'avvertenza, perché sia l'assessore Sacco che la sindaca Appendino lo avevano molto diciamo informato circa l'avvertenza. Il vice capo di gabinetto Sorian, che era stato con noi all'ultimo incontro, lo avevano appunto informato anche degli vari comportamenti aziendali. Certamente, insomma, speriamo nella miglior risoluzione. Si è detto insomma che certi comportamenti non li può accettare, sono inaccettabili. Noi siamo venuti qui oggi con la speranza appunto di poterlo incontrare, di presentargli la nostra avvertenza come lavoratori, gli abbiamo portato la lettera con più di 300 lettere, l'ha accolta, scusate, con più di 300 firme, perdonatemi, e, insomma, l'ha presa con molto volentieri. È una persona insomma che, bisogna dire la verità, insomma, ascolta, per cui confidiamo insomma nel suo supporto, come nel supporto diciamo di tutto il governo. Certo. Questa è la cosa fondamentale.